Amore criminale torna a gennaio 2018, Veronica Pivetti nuova conduttrice. Quando inizia Amore criminale e chi è la nuova conduttrice del programma di Rai 3? Amore criminale cambia di nuovo conduttrice, da gennaio 2018 sarà condotto da Veronica Pivetti. A farlo sapere il nuovo direttore di Rai 3, Stefano Coletta, al quotidiano La Repubblica. Il nome dell'attrice di Provaci ancora prof ha sorpreso tutti, in molti si aspettavano una riconferma di Asia Argento, l'ultima presentatrice del format, mentre qualcuno sussurrava dell'arrivo di Camilla Rannovich. In realtà la figlia di Daria Argento non ha convinto più di tanto il pubblico, senza contare che da qualche mese ha deciso di lasciare l'Italia a seguito delle polemiche nate intorno al caso Weinstein. Da qui la volontà di inserire un nuovo volto al programma, che è molto amato e seguito. Veronica Pivetti di nuovo conduttrice grazie a Rai 3. Per la Pivetti non è la prima volta alla guida di una trasmissione televisiva, qualche anno fa ha condotto Per un pugno di libri. Senza dimenticare gli esordi a quelli che il calcio, a fianco a Fabio Fazio, al quale sono seguiti il Festival di Sanremo 1998, lo Zecchino d'Oro, Fratelli e Sorelle d'Italia. Veronica è stata per tanti anni anche conduttrice radiofonica. Parallelamente alle puntate di Amore criminale, l'attrice e doppiatrice sarà impegnata sul set della nuova stagione di Provaci ancora prof, il personaggio di Camilla Baudino tornerà dopo il grande successo riscosso con l'ultima stagione. Tutte le novità di Rai 3 da gennaio 2018. Amore criminale non è l'unica conferma nel palinsesto di Rai 3, a breve tornerà anche Storie maledette di Franca Leosini. Tra le novità invece, un programma musicale condotto da Manuel Agnelli, leader degli After Hours, il ritorno di Ieri e Oggi condotto però da Carlo Conti e Kirano con Massimo Gramellini. Inoltre il prossimo 16 marzo, in occasione dei 40 anni dal rapimento di Aldo Moro, Ezio Mauro racconterà i 55 giorni di prigionia con un'inchiesta sui luoghi dove tutto avvenne.